L'offensiva si scatena poco prima dell'alba. Attacchi su Libano meridionale e Striscia di Gaza, con cui Israele ha sostenuto di voler colpire posizioni del movimento palestinese Hamas. Replica alle decine di razzi che sostiene siano piovuti sul suo territorio da quando l'intervento della polizia nella moschea di Al-Aqsa, Gerusalemme Est, ha negli scorsi giorni rilanciato la protesta e scatenato l'indignazione del mondo arabo. Fermezza, la parola d'ordine ribadita dal premier Benjamin Netanyahu. I nemici di Israele pagheranno un caro prezzo, la linea sostenuta nel corso di una riunione straordinaria del gabinetto sulla sicurezza. Missili israeliani sono tra l'altro caduti non lontano dal campo profughi palestinese di Rashdieh, nei pressi della città di Tiro. Soltanto per caso, gli attacchi, primi in quest'area da oltre 15 anni, non hanno provocato perdite umane. Si moltiplicano intanto gli appelli internazionali alla desescalation. La forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano ha invitato le parti coinvolte a cessare qualsiasi azione violenta che rischierebbe di far degenerare la situazione.